L'Ateneo di Bologna vuole continuare a essere, secondo la sua antica tradizione, un luogo di dibattito e di scambio di idee, sempre allineato al rapido cambiamento dei tempi. Mi fa piacere ricordare a tutti quanto abbiamo sentito dalla bocca di un nostro grande professore, che è stato giornalista, teorico e anche romanziere, Umberto Eco. Secondo Eco, Bologna è la città dove, sotto i portici, gli studenti discutono dei loro studi e delle loro ricerche con lo spirito di sperimentazione e di innovazione che si trova nei grandi campus americani, ma con l'atmosfera di un luogo familiare adatto al dialogo diretto e amicale. Oggi abbiamo un ospite che è diventato famoso quando aveva l'età in cui di solito si finisce un corso di studio e si comincia a cercare un lavoro. Vi ringrazio di essere qui e vi siete presi del tempo, state dando del tempo, ci stiamo dando del tempo per approfondire, capire, riflettere. Ora, io volevo partire da quello che mi è capitato di osservare negli ultimi mesi negli Stati Uniti, guardando la campagna elettorale di Trump, soprattutto quello che succede ai ragazzi di una generazione più piccola della vostra, 15 anni, 14 anni, 12 anni, che decidono per esempio di giocare la vita per avere cash, subito, in un attimo. Il racconto di queste due forme di potere e di comunicazione è complicatissimo, perché si può rimanere in superficie, fare quindi l'analisi della campagna elettorale, fare l'analisi di fatti di cronaca, oppure si può decidere di darsi tempo e andare giù nelle profondità e capire. Bene, questo cosa genera? Genera che il rischio di non scendere, non affrontare mai, di avere un'opinione superficiale e veloce, velocissima, facilissima. E io mi sono accorto di questo proprio partendo da questi ragazzini che ho studiato e che ho osservato, anche nei social. Stiamo parlando di ragazzini che hanno gli stessi identici valori della loro età, messicani, americani, tedeschi, francesi. E cioè che l'unica cosa che in fondo conta davvero è il cash, il denaro. E quando tu gli dici, vabbè, ma c'è anche dell'altro, come si fa il denaro, come ci si forma, la smettila, ti rispondo, conta solo il denaro, e anche tu che fai tanto, è quello che tu fai, cash, 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 subito, sport, immediato. Chi mi costringe a vivere in questo modo, convinto che io non riesca più a guardarmi negli occhi le persone a cui voglio parlare, invece per fortuna oggi questa cosa non è andata così, riesco a guardare ancora nel mondo. Prima il direttore ci dava Umberto Eco, io ho un incontro, facevo un sacco fatto di persone, il prof, simpaticissimo, suono, a volte cinismo, metafisico. Una volta eravamo a una scuola, io cercavo con tutta la forza di convincere i ragazzini a leggere libri, parlavo, esempi, metafore, immagini, citazioni, no? Mi facevano una sola, ma non è così, io li convinci. Io ho detto, beh, allora convincere tu, vai. E lui disse una cosa, che infatti tutti rimasero qualche secondo in silenzio, per una classe numerosa. Lui disse, guardate, è semplicissimo, se leggete, vivete molte vite nella vostra vita. Se non leggete, non succede niente, campate solo con la vostra vita e basta. E presi così, schiaffoni in questo modo, tutti i ragazzi si fermavano e sto andando a dire, allora io sto vivendo pochissimo, mannaggia morte, cioè ho perso, quante vite ho perso, quante cose. Stavolta chiudo davvero chiedendo aiuto come al solito a una poetessa, questa volta bulgara, si chiamava Blaga Dimitrova, o Dimitrova, aveva vissuto, come tutti i poeti, era dissidente, aveva vissuto una importante persecuzione dal regime sovietico bulgaro. Ma lei ha coniato un verso bellissimo, che cito spesso, dove si paragona a una foglia d'erba e riesce in modo, come adesso vedrete,
incredibile a sintetizzare cosa significa prendere una scelta, fare una scelta che poi porta a conseguenze importanti, cioè porta a una conseguenza, a una sofferenza. Ogni scelta porta, no, a una responsabilità, ma in questo verso ti mostra come una scelta, anche la più dura, anche se non ti porta la soddisfazione, non ti porta la gratificazione, non viene riconosciuta, fa, esiste. Guardate le mie parole, è quel verso. Nessun timore di essere calpestato. Calpestata l'erba diventa sentiero. Grazie.